innanzitutto la prima cosa da dire è che questo libro misterioso, che ad oggi non è stato decifrato, è un libro fatto di immagini e di una calligrafia stranissima. Sono state fatte moltissime ipotesi, da Leonardo da Vinci, addirittura altri hanno sostenuto che fosse un'opera, tra virgolette, aliena. Alcuni addirittura lo hanno accreditato a una parte del Necronomicon. E forse nasconde, anzi è sicuramente nasconde dei segreti proprio perché è cifrato e codificato. Bene, abbiamo con noi Claudio Foti, autore del libro Il codice Voynich di Eremon Edizioni. Prima di tutto, ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Prima di tutto una domanda fondamentale. Chi è Claudio Foti? È una domanda a cui è difficile dare una risposta. Diciamo che sono un ricercatore da tanti anni nel campo del mistero. Ho poi deviato anche sulla pubblicazione di saggi, ma anche romanzi, perché alcune cose non possono essere dette attraverso un saggio perché sarebbero, diciamo, difficili da accettare. A tema, diciamo, mistero, ho pubblicato chiaramente il Codice Voynich, che è stato il primo saggio in Italia che ne ha mai parlato, e poi dei saggi sulle defixiones, che sono delle antiche maledizioni dei latini, che usavano la magia, cosa che non ci viene detta, non ci viene raccontata nei libri di storia, ma loro la utilizzavano. Quindi spazio e ho spaziato da più di 20 anni a tutto campo. Da più di 20 anni, bene. Beh, oggi parliamo del Codice Voynich, il manoscritto che da secoli sfida l'umanità. È l'ultimo, ho fatto due edizioni sul Codice Voynich, questa è la seconda. La seconda edizione, infatti ora mi ricordo. E infatti è una domanda che volevo farti, però te la faccio dopo. Quindi, di al tuo pubblico, di al nostro pubblico, cos'è il Codice Voynich? Perché sicuramente alcuni lo sapranno, ma tanti altri magari no. Allora, il Codice Voynich, innanzitutto la prima cosa da dire è che questo libro misterioso, che ad oggi non è stato decifrato, è un libro fatto di immagini e di una calligrafia stranissima, diciamo abbastanza complicata, con glifi che in tanti hanno provato a decifrare. La particolarità di questo libro è che è stato ritrovato vicino a Roma, a Villa Mondragone, quindi in Italia, in un vecchio collegio di gesuiti. Fu lì che Wilfrid Voynich, perché in realtà questo libro non ha un nome, il nome gli viene attribuito dal suo scopritore, che è questo polacco che si chiamava Wilfrid Voynich, che gironzolava per i monasteri di tutta Europa a comprare libri antichi, per comprare libri antichi per poi rivenderli. Ed è un libro che hanno provato a tradurre, a decifrare in tantissimi, dal Mossad israeliano ai servizi segreti. È stato ritrovato nel 1912, quindi bisogna capire che fu ritrovato prima della guerra mondiale, fondamentalmente. Quindi se fossero riusciti a capire qual era il sistema di codifica, questo sistema di codifica si sarebbe potuto utilizzare anche per comunicazioni militari. Ma nessuno ci è riuscito, ci ha provato persino la NASA ed è rimasto ed è ancora tutt'oggi indecifrato. Ho capito. Quando hai cominciato a scrivere questo libro? Perché appunto questa è la seconda edizione, quindi quando inizia il tuo interesse per questo codice? Allora, come ti avevo detto prima, io sono anche un romanziere. Ho scritto un romanzo che si intitola Ombre su Campo Marzio, tanti anni fa, su Papa Silvestro II, il cosiddetto Papa Mago, quello del prima dell'anno 1000, e all'epoca mi servivano dei testi da attribuirgli a livello magico-esoterico, e quindi ho cominciato una ricerca dei vari testi. E fu lì, parliamo del 2002-2004, non ricordo esattamente, che incappai in questo manoscritto, di cui all'epoca si vedevano soltanto le immagini e si potevano vedere solo perché erano digitalizzate alcune,
in una biblioteca americana. Le immagini sono curiosissime, sono molto particolari e io da quel momento, dopo aver finito di scrivere il romanzo, mi sono poi dedicato allo studio del codice Voynich perché mi aveva incuriosito tantissimo. Quindi nasce così, diciamo, questo incontro casuale. In Italia non ne parlava nessuno, quindi io mi sono dovuto confrontare con ricercatori stranieri inevitabilmente perché non c'era possibilità di avere notizie in italiano, ecco. Ho capito. E secondo te, perché tutto questo interesse? Perché prima hai citato il Mossad, prima hai citato comunque enti governativi, comunque interessati proprio. Perché questo interesse a voler decifrare questo misterioso codice? C'è una duplice risposta a questa domanda. Allora, innanzitutto è un testo molto particolare che sicuramente incuriosisce e forse nasconde, anzi, è sicuramente nasconde dei segreti proprio perché è cifrato e codificato. Quindi è interesse di tutte le nazioni che possono, in un certo senso, avere dei vantaggi, cercare di scoprire cosa c'è scritto in questo libro. In più c'è un secondo interesse. Il sistema di codifica è così complesso che probabilmente se una nazione avesse scoperto la chiave, avrebbe potuto utilizzarlo anche per le comunicazioni militari. Quindi l'interesse è doppio. Chiaro. Poi ovviamente i lettori leggeranno il tuo libro, tra l'altro di Eremon Edizioni, è molto ricco di informazioni. Io in questi giorni ho avuto tempo di vederlo, ho messo anche dei post-it, vedi, non so se lo vedi, no? Ho messo anche dei Sì, post-it. vedo. E poi è bellissimo anche perché in fondo vedo che ci sono anche delle illustrazioni, delle foto a colori anche del codice stesso, e questo è sicuramente interessante. Si è capito alla fine cosa c'è scritto in questo codice, perché alla fine ci possono essere delle ipotesi, immagino, anche se appunto, come tutti sappiamo, come penso che anche il nostro pubblico saprà, parliamo di un codice misterioso che non è ancora stato tradotto, in effetti, no? Giusto? Esatto, no, non è stato decifrato, sono state fatte moltissime ipotesi, da Leonardo da Vinci, perché ci sono alcuni disegni che rappresenterebbero la sua data di nascita, a Roger Bacon, addirittura altri hanno sostenuto che fosse un'opera, tra virgolette, aliena. Ci sono state tante, alcuni addirittura lo hanno accreditato a una parte del Necronomicon, quindi stiamo parlando del famoso libro fantasioso di Lovecraft. In realtà ad oggi quello che noi sappiamo è che questo libro è stato diviso, questo codice è stato diviso dagli studiosi in cinque sezioni per cercare di orientarsi all'interno, quindi una sezione botanica. Una sezione che invece è inevitabilmente astrologica. Poi ci sono delle sezioni che sembrano termali. Prima ne hai fatto vedere una dove ci sono delle donne in un rivolo verde che si bagnano e sono delle donne nude, cosa molto strana per l'epoca. Non venivano rappresentati questi disegni all'epoca. Quindi ad oggi diciamo che le teorie su cosa fosse, alcuni sostengono che fosse anche una parte di un libro di Nostradamus. Si è spaziato in tutti i sensi, in tutti i campi. La verità c'è pure chi dice che è una bufala. Ecco, appunto mi ricollego a questa C'è spazio. tua affermazione. C'è qualche prova che sia autentico? Sono stati condotti degli esami, magari proprio scientifici, su questo testo? Sì, allora l'esame scientifico è stato condotto nel 2009 da un'università australiana, poi tramite anche persone con cui io sono entrato in contatto, perché poi nel 2012 devi sapere che ho organizzato la prima conferenza internazionale sul codice Voynich tenuta a Roma, anzi proprio in quel di Villa Mondragone, quindi in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, dove tutti gli esperti mondiali sono venuti a raccontare lo stato dell'arte su questo libro e al momento non è stata replicata in nessun altro paese europeo questa conferenza, un vero peccato perché poi ci dovremmo aggiornare.
In questa conferenza è venuto fuori finalmente la datazione al carbonio 14. Quindi, che succede? Allora, questo manoscritto in questo momento si trova a Yale, nell'Università Americana di Yale, perché Voynich, quando morì, lasciò il manoscritto nelle mani di sua moglie. Insomma, adesso è inutile fare tutta la storia che è lunga. Questo manoscritto finisce all'Università di Yale. Viene chiesto finalmente la possibilità di poter prelevare nel 2009 quattro campioni di materiale da luoghi diversi e viene fatto il carbonio 14. Esami al carbonio 14 che hanno stabilito su quattro campioni del manoscritto prelevati in posti diversi. Quando si fa l'esame al carbonio 14, i pezzettini di manoscritto vengono distrutti. Perciò non molto spesso le università e le biblioteche concedono il libro o gli oggetti per fare questo esame. Comunque è stato fatto e è stato stabilito che la data della pergamena su cui è stato scritto questo manoscritto varia dal 1404 al 1438, con una possibilità di errore solo del 5%, quindi il 95%, per il 95% siamo sicuri che è di quell'epoca. Questo Quindi quindicesimo taglia le secolo. gambe esatto, taglia le gambe a tante ipotesi, anche a quelle su una bufala recente dei primi del Novecento. Quindi se era una bufala precedente. Ah, ok. Ho capito, sì. Beh, comunque l'antichità almeno si è in qualche modo stabilita. Si è stabilita l'antichità, esatto. Quindi sappiamo che è di quell'epoca, 1404-1438. Ho visto che hai citato John Dee, Edward Kelly, hai citato tanti maghi del Esatto. Rinascimento. Sì, perché li ho citati? Innanzitutto perché nel manoscritto è stata trovata una lettera di Kircher. Ora, che cosa è successo? Che questo manoscritto è un manoscritto che è scomparso dal 1438-1500, ricompare con questa lettera del 1600, ora non ricordo precisamente la data, ma ricompare con questa lettera e viene spedito a Roma dalla Boemia per essere decifrato da Kircher. Quindi c'è Marci, che era il rettore della biblioteca di Rodolfo II, che lo manda a Kircher e gli chiede fondamentalmente: aiutami a capire cosa c'è scritto. E poi però si perdono le tracce perché la risposta di Kircher non c'è, non è stata trovata. Il manoscritto sta a Roma, poi succede la chiusura accade la chiusura della Compagnia del Gesù perché viene stroncata, e quindi all'epoca c'era lo Stato italiano che si stava costituendo, tutti i manoscritti vengono a quel punto sequestrati. Allora, per non far sequestrare questo manoscritto, Beck, che era il capo, diciamo così, dei gesuiti di Roma, va a porre su questo manoscritto l'etichettina scritta a mano che era sua proprietà personale. Quindi, quando sono entrati per prendere i manoscritti dei gesuiti, perché la Compagnia di Gesù insomma, veniva chiusa, quelle le proprietà personali non vennero portate via perché erano proprietà personali di alcuni gesuiti. Quindi in questo modo si salvò e finì a Villa Mondragone perché Villa Mondragone era un collegio di gesuiti che con l'aiuto delle famiglie nobili romane avevano mantenuto una certa indipendenza. E fu lì appunto che padre Strickland, questo è il nome della persona che poi lo vendette a Voynich. Voynich andò lì, bussò come bussava in tutti i vari monasteri del sud Europa e chiese: avete libri vecchi da vedere? Io sono un antiquario, io lo sto buttando giù sullo scherzo, ma è andata realmente così. E quindi gli fecero vedere un paio di centinaia di libri, lui comprò tutto il pacchetto, fra cui c'era questo. E i gesuiti avevano bisogno di soldi, eh? Anche comunque i gesuiti hanno un certo potere a livello mondiale, lo hanno sempre avuto, sono invischiati anche loro in poteri forti comunque, no? Giusto? Il libro è stato tenuto almeno da loro per circa 300 anni, quindi è inevitabile.
potrebbe essere che anche loro stessi l'abbiano copiato e quindi perpetuato nel tempo, no? Allora, questo non lo so, è probabile che questo libro possa essere una copia di un testo più Più antico, antico. per due motivi. Perché non ci sono errori, cioè non c'è nemmeno un errore o un'incertezza nella calligrafia o nei disegni. Quindi è evidente che secondo me avevano un testo, chiunque l'abbia fatto, io nel mio libro faccio una tesi, propongo un personaggio, un possibile colpevole, diciamo così. Però chiunque l'abbia fatto è probabile che abbia ricopiato di sana pianta tutto il testo. Quindi il testo originario, sai, potrebbero essere anche due testi messi insieme o una serie di testi messi insieme per motivi economici o per motivi religiosi o per screditare magari il nascente ermetismo, perché poi l'ermetismo c'era sempre. E non è che la Chiesa era tanto contenta di questo ermetismo che veniva fuori. Quindi, insomma, io ripeto, ci sono donne nude Sì. in questo testo, e nel 1400 sfido chiunque a trovarmi un testo dove ci sono donne dipinte così. Ma il tipo di scrittura, questa scrittura che ricorda un po' la scrittura Sì. medievale, cioè, ci sono delle parole che noi possiamo riconoscere, occidentali comunque sia, all'interno del testo, oppure sono proprio parole totalmente inventate? Cioè, al nostro Guarda, orecchio, capito? Suonano come parole inventate, che poi sarà in codice, ovviamente, no? sì, è in codice. Molto probabilmente dagli studi che sono stati fatti si ritiene che ogni lettera più o meno significhi un'altra parola, nasconda una parola. Un po' come l'ebraico, quando uno va in profondità nello studio della lingua ebraica si accorge di questo. Ci sono delle parole che ricordano il latino, però principalmente sembrerebbe più una derivazione, se vogliamo, ebraica, ecco. Interessante. Quindi. Io non so se tu creda o meno nella teoria della terra cava, però io tempo fa avevo letto da qualche parte, non mi ricordo sinceramente dove, che questo manoscritto, secondo alcune ipotesi, poteva anche riportare piante, alcuni, diciamo, particolari, alcune caratteristiche presenti in questo territorio all'interno della terra. Perché la tradizione della terra cava comunque è antichissima. Ricordiamo che già Halley fu uno dei primi a teorizzare la terra cava, il famoso scopritore della cometa, no? E poi dopo di lui comunque ne arrivarono Esatto. tanti altri. Secondo te è plausibile o è troppo fantascientifica, fantastica questa teoria? Allora, guarda, sulla teoria della terra cava, secondo me è una teoria plausibile, ma va verificata. Non c'è dubbio che vada verificata. Io, tra i tanti saggi che ho scritto un saggio su Richard Schafer. Richard Schafer non è molto noto in Italia, ma è un personaggio molto particolare. È uno scrittore di racconti pulp americani degli anni 40 che sosteneva che sottoterra ci fossero degli alieni, chiamiamoli così. Lui li chiamava Dero e Tero, e che questi alieni influenzassero la vita di noi superficiali, si chiamava. Poi lui riuscì tantissimo a coinvolgere il pubblico americano che addirittura il congresso vietò i suoi circoli di fan perché la gente cominciava ad andare di matto seguendo le sue teorie e i suoi racconti. E lui si basava anche su Halley, che da tutti è ricordato come lo scopritore della cometa, però se dici allo stesso scientista, perché lo voglio chiamare così, che è lo scopritore della cometa, ma anche il sostenitore della terra cava, va in cortocircuito. E bisogna essere un po' più aperti, che non vuol dire essere creduloni, ma vuol dire analizzare tutto senza paraocchi, se no, che ci stiamo a fare? Insomma, io la vedo così. Anche perché il fantastico medievale comunque è affascinante, si parla anche del prete Gianni, le teorie comunque sono leggende comunque curiose e affascinanti. Tra l'altro mi sorge spontanea un'altra domanda. Queste forme, diciamo, di culture particolari sono culture che noi conosciamo, quindi sono culture, quindi forme, piante, vegetali del nostro mondo o sono
cose davvero fantasiose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, nella sezione botanica sono state individuate alcune piante effettivamente terrestri, fra cui anche un girasole, che l'hai fatto vedere prima, che però con la datazione non quadra molto con la scoperta dell'America, perché avvenuta ufficialmente nel 1492, il manoscritto al massimo, esatto, quelli due lì a sinistra, i fiori dovrebbero essere i girasoli, e quindi insomma non quadra, no? Con i girasoli. Le altre piante invece non sono state identificate, e c'è chi ritiene, per esempio, la pagina che hai fatto vedere prima, quella con quelle specie di contenitori. Su quella c'è la teoria che quelli fossero i primi microscopi. Sì, a sinistra ci sono quei 3-4 contenitori in linea rossastri. Sì, sicuro. Secondo un mio amico ricercatore americano che si chiama Santa Colomna, quelli sono dei microscopi ante litteram. Ora io non posso sapere se all'interno avessero un sistema di lenti. Certo è che alcune di queste immagini che ci sono su questo manoscritto ricordano anche dei virus, se vogliamo, ingranditi al massimo livello, e altre ricordano delle stelle, no? Delle carte stellari, altre ancora delle cittadelle militari, oppure no, delle strane costruzioni che hanno poco, secondo me, di umano, nel senso di quello che noi siamo stati abituati per la nostra civiltà, ecco. Beh, interessante il fatto che potrebbero anche essere con un po' di fantasie, no? E anche i microscopi, perché mi viene da pensare a tutte quelle scoperte scientifiche del passato che poi di fatto vennero magari dimenticate. Ricordiamo Archimede, per esempio, quello che scoprì e poi venne riscoperto, Ipazia con le sue orbite Certo, ellittiche che poi vennero riscoperte soltanto secoli dopo. E poi tu nel libro citi anche la biblioteca di Alessandria, citi comunque delle biblioteche quindi distrutte anche dall'umanità. E questa cosa ovviamente è un vero peccato perché chissà quante scoperte del passato sono state effettivamente dimenticate. esatto, ci siamo persi, sì, esatto. Beh, per esempio, questo è un libro che poteva, o almeno una parte di esso, essere in una di queste biblioteche ed essere stato ricopiato a mano nei secoli. Certo. È molto facile che questo possa essere avvenuto. Noi abbiamo i punti fermi, sono quelli della datazione al carbonio 14, sappiamo che non può essere, diciamo così, troppo successivo a quella data. Però onestamente, se sia la copia di un libro più antico, non possiamo escluderlo, ecco. Ricordiamo cos'è la Biblioteca di Alessandria, quindi una biblioteca antica che sorgeva appunto da Alessandria e che venne poi distrutta più volte nei secoli. E come questa biblioteca ci sono comunque altre biblioteche nel mondo, tu ne citi anche una in Tibet, per esempio, ma comunque l'Oriente di per sé, l'Asia di per sé è ancora secondo me un luogo molto interessante e tutto da scoprire. Ci sono ancora manoscritti, rotoli di scritture ancestrali che davvero, magari in futuro, speriamo, ci riserveranno chissà quali scoperte e chissà quali, capito, ricordi anche di civiltà magari scomparse. Atlantide, Lemuria, Mu, chissà, no? Capito? Come tu dicevi prima, Sì, bisogna essere di guarda. mente aperta. Sì, io sono stato all'Isola di Pasqua nel 2008 e lì c'è un linguaggio che a me ha affascinato tantissimo, che si chiama Rongo Rongo, e questo linguaggio, ho una tavoletta, adesso vediamo se riesco a trovarla. Eccola. Questa tavoletta qui, Ah. non so se si vede. Sì, si vede, sì. Dimmi tu se si vede. Sì, si vede, si vede. Allora, questo linguaggio stranissimo, questa tavoletta è Bella, bella. bustofebrica, quindi è molto particolare. Questo linguaggio stranissimo è stato trovato all'Isola di Pasqua e poi nella zona fra Pakistan e India. Ah, beh, sì. Gli unici due posti nel mondo in cui c'è questo linguaggio. Ad oggi non è stato decifrato neanche questo, no? E la cosa,
purtroppo o per fortuna, se vogliamo, chi è che andò a evangelizzare i Pasquensi, i Rapa Nui, come si chiamavano? Ci andarono i gesuiti. E infatti queste tavolette si trovano per la maggior parte in Italia, nei monasteri gesuiti che li conservano ad oggi, quelle originali. I testi che ne parlano invece furono bruciati all'epoca perché venivano considerati, come sai, no? Come sempre, di una cultura e una religione non cristiana e quindi qualcosa di pericoloso. Però abbiamo anche qui dei buchi neri e prima o poi qualcuno riuscirà a fare questi collegamenti e a spiegarci un passato che è un po' diverso da come ce l'hanno raccontato, ecco. Sì, concordo. Infatti, anch'io appena l'ho vista mi sembrava familiare, poi quando hai detto Pakistan India mi sono ricordato di Mohenjo-Daro, di quella scrittura dell'Indo. Esatto, Certo. È niente, la interessante. valle del Luna. È interessante, interessante. E poi un'altra cosa curiosa che ho trovato nel tuo libro è che tu citi anche Tolkien, lo scrittore del Signore degli Anelli. Come mai lo citi in due parole? Al momento in cui ho fatto tutte queste ricerche, ho trovato e parlato anche con tante persone. Io non ho voluto escludere nulla, proprio perché ritengo che il lettore debba farsi la sua idea e non debba io essere quello che censura o meno quella parte perché è più credibile o più incredibile di quell'altra. Su Tolkien, nello specifico, lascio al lettore la lettura del Va capitolo, bene, è giusto perché così. non No, voglio. ma più che altro mi piace il tuo libro perché è davvero ricco di personaggi, informazioni. Prima hai citato Nostradamus, che anche lui è un personaggio, comunque ci sono libri interi su Nostradamus soltanto, quindi hai citato anche prima il Necronomicon. Ora la domanda è d'obbligo, ma secondo te il Necronomicon è veramente un'opera di fantasia di Lovecraft oppure qualcosa di vero anche lì c'è? Allora, io sono profondo studioso di Lovecraft, quindi ho letto tutte le sue lettere che ha pubblicato. Sono lettere che dovevano rimanere private, però ormai sono state pubblicate tutte, o quasi tutte. Lui che cosa fa? Alla sua cerchia di amici e scrittori rivela che il Necronomicon non esiste. E poi lo rivela anche ai lettori delle riviste. Però lui, che è una persona molto precisa, lui dice che il libro si chiamava originariamente Al-Azif e non Necronomicon. Necronomicon sarebbe la traduzione greca di questo libro misterioso arabo pre-islamico, quindi stiamo parlando dell'800 avanti Cristo, che si chiamava Al-Azif. Allora, Lovecraft che cosa fa? Nega, dice con forza: no, no, il Necronomicon non esiste, ma non dice mai che non esiste l'Al-Azif. Questo è un gioco di parole. Lui faceva tantissimi di questi giochi di parole, in inglese si chiamano pun, e ne faceva tantissimi, e quindi lì mi lascia un po' perplesso. Non so darti una risposta. So che lui ufficialmente ha negato e ha detto: no, no, è un'invenzione mia, della mia fantasia, e il Necronomicon, che però è la traduzione greca dell'Al-Azif, e non ha mai detto l'Al-Azif non esiste. Ecco, quindi è stato un ottimo espediente letterario, guarda. Interessante il discorso degli pseudolibri perché comunque affascinano da sempre l'umanità. Chissà appunto se questi, Certo. come anche appunto il tuo codice Voynich, che è in giro da tanto, ormai se ne parla tantissimo. Io sono contento che se ne parli perché finalmente l'Italia si è un po' svegliata e si sono accorti che avevano un tesoro qui e che invece, tra virgolette, purtroppo non è più nelle nostre mani, ma è una cosa che è proprio, insomma, è stato almeno 400 anni in Italia, se non di più. Vabbè, ma l'Italia si sa, è Quindi ricca di tesori nascosti, anche soltanto sotto l'archivio segreto del Vaticano, chissà cosa non c'è. certo, su questo non c'è dubbio. Comunque, questo Voynich, codice Voynich viene associato al Necronomicon da un famoso esoterista che ha un nome in codice, si chiama Simon,
ha scritto tre libri sul Necronomicon. In uno di questi tre libri racconta e dice che il codice Voynich è una piccola parte del Necronomicon che avrebbe più di 700 pagine. Però questo è il collegamento. Sì, poi Ma io non chissà. vedo forma per resuscitare i morti in Appunto, questo quello stavo Voynich. vedendo anch'io. Mi sembra più un libro di erboristeria o di medicina o insomma lo vedo Sì. difficilmente legato a un testo di magia nera, ecco. Sì, infatti. È Beh, più qualcosa di ermetico. anche perché ricordiamo infine comunque anche la teoria delle streghe, sì. C'erano i grimori delle streghe. Ora, una delle teorie che ho sentito anche è che potrebbe trattarsi proprio di una sorta di grimorio di qualche gruppo di streghe o streghe comunque sia medievali. Però anche questa, in effetti, è soltanto appunto una teoria. Sì, guarda, del Grimorio ha un aspetto, ha una caratteristica. Allora, abbiamo capito che non c'è un'unica mano che lo ha scritto, è stato scritto da più mani. E i Grimori si scrivevano, prima lo faceva la prima strega, chiamiamola così, poi dopo la seconda lo completava, lo compilava con gli studi che faceva. Quindi questo libro potrebbe essere stato costruito in questo modo, esattamente come un Grimorio. Di qui a dire che era un Grimorio delle streghe, io non lo so. Certo, Non certo. posso. Però è bello fantasticare, è bello, diciamo, proporre teorie e alla fine chissà se mai si scoprirà la verità, no? Io mi auguro di sì, io auspicavo proprio in questo libro che entro il 2022 si scoprisse chi era l'autore o almeno di cosa parlasse. Il 2022 è passato e ad oggi siamo ancora fermi. Sono aumentate forse le teorie e le congetture. Io credo che la chiave sia sempre il disegno, però, onestamente. Disegni che non sono simili in nessun altro codice dell'epoca. Sono proprio molto diversi, molto particolari. Sulla scrittura, sai, potrebbe anche essere completamente inventata, ma i disegni sono molto particolari. Sono veramente troppo fantasiosi per essere Infine, così. ricordiamo infine dove si trova attualmente questo manoscritto. Sì, il manoscritto è digitalizzato interamente online, si trova nella biblioteca di Yale, quindi basta googlare Yale Voynich e appare immediatamente il sito dell'università di Yale, dove uno può scaricare o visualizzare alla massima risoluzione che preferisce tutte le immagini di questo manoscritto. Anche perché immagino che sia di pubblico dominio, giusto? Sì, non te lo fanno vedere. Io quando sono andata a Yale, ho dovuto avere un permesso speciale per vederlo, perché non lo fanno neanche più vedere alle persone. Ormai è digitalizzato, quindi il testo originale tu non lo puoi vedere. Intendo dire la scansione è di pubblico La dominio. scansione, sì, la scansione è di pubblico dominio, Ok, certo, quello intendevo sì. dire. Bene. Guarda, voglio aggiungere che secondo me, ma non perché l'ho scritto nel libro e l'ho tirata fuori io questa idea, secondo me ad oggi rimane la, diciamo così, il colpevole, chiamiamolo così, più possibile, è l'umanista italiano Poggio Bracciolini, che visse in quell'epoca, che prese dei soldi in quell'epoca per fare un lavoro misterioso da alcuni grandi cardinali della Chiesa. Allora, Poggio Bracciolini aveva un team, questo team faceva più o meno la stessa cosa che faceva Voynich, però lo faceva molti secoli prima. Andava nei vari monasteri, prendeva i libri antichi, li ricopiava di sana pianta per preservarli dalla distruzione, perché tipo, c'è stato tutto il Medioevo, e poi era così, diciamo così, determinato o senza senno, che spesso bruciava il testo originale, così la sua copia acquisiva più valore. Allora io penso che un soggetto del genere, con le capacità del genere, con la cultura del genere, con questo tipo di forma mentis, potrebbe veramente aver compilato questo codice insieme, mettendo insieme codici che lui aveva visto,
proprio per farne diciamo così, un'arma nelle mani della Chiesa e screditare il Corpus Hermeticum che veniva pubblicato, che era stato pubblicato qualche anno prima. Quindi, non lo so, ad oggi io ritengo che ancora sia l'ipotesi più valida. Poi nel libro lo spiego meglio, lo spiego più Certo. approfonditamente come operava lui e quante mani scrivevano i suoi libri, perché anche lì c'erano più ricopiatori. E, insomma, è probabile, fra le varie ipotesi, che questa sia la più attendibile ad oggi, allo stato dell'arte di oggi, eh? Combacia tutto, quasi tutto. Interessante, interessante. Bene, allora il codice Voynich, il manoscritto che da secoli sfida l'umanità, seconda edizione ampliata, Eremon Edizioni di Claudio Foti, che abbiamo intervistato in questa puntata. Bene, grazie Claudio, e allora al prossimo libro. Grazie a te Giorgio, certo, al prossimo libro. Ciao, grazie, ciao. Buona serata a tutti, ciao, grazie a te.